Siamo ai calci di rigore, scegliete al volo tre rigoristi, qual è la porta che si presta, cross, Fabio, dentro l'area di rigore. Una porta, qual è la porta che si presta al meglio, chiedo agli amici cameraman, è uguale. Allora, chi batte, Artibani? Te faccio battere io, batti con i tre davanti, no, dai. No, Raul, Mijatović e Morientes, per te Colacione chi batti? Per me batte Ibisevic. Saliović e Carlos Eduardo. Saliović e Carlos Eduardo, che non lo trovo, ma c'è. Allora, ragazzi, la regola sul rigore. No, anche qui. Allora, la regola è questa: per i calci di rigore, Edoardo Spinello, giocatore, portiere fermo sulla riga bianca ad attendere il movimento, può tuffarsi da destra alla parte, ma solo dopo che l'avversario ha colpito il pallone. Sappi che ti uccido il portiere. Attenzione, anche qui, monetina, Colacione. 20, Olomino, tiro, 20, che fai, batti o no? Al mio fischio, attenzione a Carlos Eduardo contro Bodo Igner. No, parte per primo Saliović. Scusami, pronto? Mi fate il fischio dalla regia? No, perché non sta attento. Ha ragione, ancora fischio dalla regia? No, così non vale, dritto, a rifischio? Rete! Rete! Bianco! Colacione 1 con un... Resterà negli annali. Con un tiro che possiamo definire un po' monco, Colacione realizza. Attenzione, Artibani con Petrag Mijatović, portiere attaccato a terra. Io aspetto il fischio per non dare suggerimenti a terra. A terra, piegare a destra e sinistra sulla linea. Destra, a sinistra, Colacione a terra, il portiere per favore. 3-2-1, fischio. Rete! C'è destro, secco K, spugge rete! Rete! Anche Artibani con Mijatović. Attenzione ragazzi, velocizzo un po' le azioni. Allora, palla sul dischetto, infatti il portiere, andiamo. Colacione chi tira? Carlos Eduardo. Un'altra volta. A te l'ha tirato Saliović. Vabbè, Carlos Eduardo che comunque... Il mio bosniaco. Non te ne sei accorto, Stefano. 3-2-1 quando... Ha fischiato? No, non ho sentito. Rifate il fischio e Colacione non ha sentito. No. Splendido gol! Il pocio! Lasciagli questo, vabbè no, ogni scaramanzia è giusta. Colacione realizza. Pocio Eduardo! Palla! E non ce l'ho io. La palla è andata a finire, eccola qua. Allora vai, Raul Gonzalez Blanco per Artibani. Quando dico tre potete fischiare. 1, 2, 3. Rete anche per Artibani. Veloce a cambiare. Loro ridono. Avete mezzo, un po' di tremarella ce l'avete. È faticosissimo. Vai. E si preparino i prossimi, ragazzi. Sul 3-3 che ci sa, la monetina. Vorrei una... 3-3, monetina secca. Una bevanda multivitamina. Per i quarti. Monetina secca, ma che 3-3. Allora, Colacione con Ibisevic. 3-2-1, il fischio dalla regia. Ha fischiato, Colacione. Fischio dalla regia. No! Rata! Si abbracciano squallidamente. Una cosa brutta, però dai. Ultimo tiro. Artibani pesa, questa palla pesa come un macigno. Va a tirare il Picicci di una volta, Fernando Morientes. L'entusiasmo è abbastanza. El Moro Morientes. Colacione, il portiere ti decolla. Sta attaccato, che c'ha? È piccola, 3-2-1, fischio. Gran gol di Artibani. Attento al giocatore. Tre parti. Ragazzi, un solo rigore a oltranza, poi monetina. Poi monetina, uno a oltranza. Monetina. Non si è mai vista monetina, neanche nel 1928. Ma questo, ragione, te lo parlo, però qua è così, te lo parlo. Qua è così. Ora mi sistemo qua è anche... Così. Anche il tuo portiere decolla leggermente. Dagli fastidio. Guarda, a chi lo faccio tirare questo? Provo a tirare Cinedu o Basi. Provo. Ecco. Allora... Cinedu o Basi, sta tranquillo Artibani, Cinedu o Basi. Gli africani, nonostante tutte le infate, sono fenomeni. Tieni il provocalo. Sono sicuro che Cinedu o Basi ci regalerà la prima parata. 3-2-1, fischio dalla regia. Credo. Non esulta! Ma che gol!
Non esulta, ma che cosa, rifare una cosa del genere, ti do partita persa a cosa tavolino. Niente, non si è visto per fortuna, perché una cosa che si faceva, si faceva. Un gesto contro le cuffate dell'arbitro. Dai, Cineduo, Basi, lì il giocatore che a tutto poteva tranne fare il calciatore. Artibani, ti affidi, te lo dico io, ti affidi a Fernando Redondo, pronto col sinistro a battere in rete. 3, attenzione. 2, 1, fischio dalla regia. Rete. Ragazzi, che faccio? Monedina gioca in casa, Artibani, quindi sceglie Colacione, testa o croce. Il 20 o l'omino qui. Tanto lo so già che mi fai perdere con la monetina te. Il 20 o l'omino. C'ha due omini. Il 20 o l'omino. Come Miss Italia, dai. L'omino baciato con Miss Italia. Già lo so che lo trucchi. Già lo so che perdo. C'è la camera? Lo so che perdo. Vince. Artibani. Che avevi detto? Artibani. 20 o l'omino. Chi se lo ricorda? Più l'omino, mi pare. L'omino. Vince Artibani. Vince Emanuele Artibani con il Real Madrid. Tanto Miss Italia. Tanto io e lui siamo soci. Uno di due poteva andare l'altro. Penso che abbiamo la prima pausa. Abbiamo la prima pausa e poi torniamo con la prossima partita. Fatemi vedere la grafica. È truccato. Fatemi vedere la grafica. Colacione, ti sei difesa alla grande invece. Complimenti. Passa Artibani. Prossimo turno, Colantoni e la sua Lazio, gioca contro l'Ajax di Agostinelli, finendo così finirò anche io, ma questo è il bello della Teleroma Football League, si gioca a Subbuteo. Una parola per il povero Colacione? Non si è mai vista. Voglio dedicare questa vittoria all'ultimo numero letto di Topolino, perché sono tornato bambino, è un'emozione bellissima. Colacione, una parola? Io dedico la mia sconfitta a Lamberto, che farà sicuramente meglio di me nell'esibizione. E io non posso andare perché lo ragazzi, che avete fatto qua? Grazie Andrea. Com'è? Artibani, c'è un pezzettino di coppa da Lamberto. Ecco, avete capito qualcosa? Due punte di dita, sì, Lamberto, sì, prova qualche cosina. Noi comunque abbiamo fatto tesoro di tutto questo primo tempo. Avete fatto tesoro. Ci stiamo per fermare. Stop. Probabile che stupiremo qualcuno. Un graffio di Bersani lo voglio. Bersani, ti sei un po' calmato, un po' di tensione. Bibitare un passo. A tra poco, bibita per Bersani, a tra poco. A tra poco.